Ambito dell'esame delle proposte 1818 Murelli, 1885 De Maria, recanti disposizioni in materia di lavoro, occupazione e incremento della produttività. Ricordo che l'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza degli auditi e dei deputati. Avverto altresì che, essendone stata fatta richiesta, l'audizione informale sarà trasmessa mediante Web TV. Non credo vi siano obiezioni da parte del dottor Cariola e del presidente Bettoni. Quindi procediamo con la pubblicità dei lavori che venga assicurata mediante la Web TV della Camera dei Deputati. Ricordo che la relazione potrà avere una durata di circa 7 minuti in modo da lasciare spazio per eventuali quesiti dei deputati e per la replica. Rammento che alle audizioni svolte in videoconferenza si applicano in quanto compatibili le norme sulle audizioni in presenza. Sono presenti in collegamento da remoto Franco Bettoni, presidente dell'INAIL, e Gatino Cariola, direttore centrale rapporto assicurativo. Nel ringraziarvi per la vostra disponibilità, cedo immediatamente la parola al dottor Cariola. Prego. Sì, buongiorno presidente, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Inizio subito con la proposta di legge la 1818. Entro subito nel merito di quelli che sono gli articoli di interesse, diciamo così, maggiore per l'Istituto, cominciando con l'articolo 1 che si occupa dell'esecuzione delle sentenze in materia di previdenza e assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La disposizione si preoccupa di una situazione che devo dire all'interno dell'Istituto noi non riscontriamo con elementi di particolare criticità, perché ovviamente sottopone all'attenzione la questione di rimborsi a fronte di titoli esecutivi ottenuti dalle imprese che le imprese stesse avrebbero difficoltà ad ottenere nei confronti degli enti previdenziali. Io devo subito dire che nei confronti dell'INAIL la situazione non mi consta che abbiamo delle difficoltà di questo genere. Peraltro voglio ricordare che nella relazione illustrativa, ad esempio, la situazione dell'INAIL viene accumulata a quella dell'INPS, parlando ad esempio di quelli che sono gli avvisi, vengono chiamati i cosiddetti avvisi di addebito, che per l'INPS diventano dei titoli esecutivi. Devo dire che questa disciplina è completamente estranea all'Istituto, che segue quelle che sono le regole normali in materia di esecuzione, ovviamente, anche di quelli che sono i propri titoli. Visto, quindi ripeto, la questione, non mi consta che noi abbiamo delle situazioni di criticità nei rimborsi a fronte di titoli esecutivi di sentenze che hanno riconosciuto un credito nei confronti delle imprese a fronte di premi che non erano dovuti. La questione, visto che la Commissione si occupa di un tema tanto delicato, diciamo così, attiene peraltro ad un profilo che oggi vede sia l'INAIL, ma credo altrettanto anche l'INPS, in una situazione di disparità di trattamento fra quelle che sono le condizioni riservate alle imprese in materia di premi e contributi e quelle che sono riservate all'Istituto. In termini di prescrizione, oggi le imprese possono far valere i loro diritti nei confronti degli enti previdenziali per un periodo di 10 anni, mentre invece gli enti previdenziali, e mi riferisco ovviamente all'INAIL, può valere i suoi diritti di credito semplicemente fino a 5 anni addietro. Devo dire che questa disposizione sta creando e crea delle notevoli difficoltà, specie a fronte anche di alcuni comportamenti da parte dell'agente della riscossione che ha fatto andare in prescrizione parecchi debiti. Probabilmente la situazione, così come la proposta di legge mira ad una parificazione nei comportamenti fra datori di lavoro ed enti previdenziali, probabilmente dovremmo intervenire per ristabilire una situazione di parità assoluta di trattamento, quindi in termini di diritto comune, fra gli enti previdenziali e quelle che possono essere le pretese delle imprese stesse. Però, ripeto, a noi non consta delle situazioni del genere. Forse, come vedevo anche dai documenti, dalle altre audizioni, la questione riguarda più da vicino l'INPS. L'altro tema, che invece è altrettanto delicato,
è affrontato all'articolo 2 in materia di ricorsi. E quanto riguarda l'istituto, in particolare viene in rilievo l'articolo 2,2, dove si intende intervenire ancora sull'attuale DPR che regola la materia dei ricorsi per INAIL. Mi riferisco al DPR 14 maggio 2001 314, prevedendone una ulteriore semplificazione. La semplificazione dovrebbe avere ad oggetto la sostituzione di quella che è il silenzio rigetto trascorso un determinato periodo di tempo dalla presentazione del ricorso con un'ipotesi di silenzio accoglimento. Io sottopongo alla Commissione semplicemente i dati fattuali per capire qual è l'impatto che una disposizione del genere avrebbe nei confronti dell'istituto. Il DPR regola fondamentalmente due fattispecie di ricorsi: i ricorsi che vanno al consiglio d'amministrazione ed i ricorsi che vengono decisi in opposizione direttamente dalle stesse sedi che hanno emesso i provvedimenti. Quelli al consiglio d'amministrazione è andato via l'audio, dottor Cariola, non so perché, ma non le sentiamo più. No, non la sentiamo. Mi sentite? Ecco, adesso sì, la sentiamo, prego. Dicevo, regola questi due tipi di ricorsi, i ricorsi contro l'applicazione delle tariffe e i ricorsi in materia di oscillazione del tasso. Noi generalmente stiamo assistendo, ma questo per una purtroppo per una carenza di risorse, ad una crescita di quelli che sono i ricorsi, diciamo così, che non riusciamo a definire nei termini previsti dalla legge. Mentre due o tre anni fa riuscivamo comunque a risolvere tutti quanti i ricorsi o entro i 120 o entro i 180 giorni che sono stabiliti dalle norme, oggi proprio per carenza di risorse umane abbiamo qualche difficoltà. Già nel 2019 circa il 10% dei ricorsi presentati sono andati oltre il termine di legge, diciamo così, stabilito per la decisione stessa. Nel merito, perché questo è importante conoscere, ad esempio nel 2018, a fronte, faccio l'esempio semplicemente dei ricorsi che vanno al Consiglio d'amministrazione, a fronte di 1740 ricorsi, il 90% degli stessi sono ricorsi rigettati perché, diciamo così, non sussistono o le condizioni o sono inammissibili o sbagliati nel merito. È ovvio che un cambiamento dove dal silenzio rigetto si passa al silenzio accoglimento significa di fatto che una serie di ricorsi che sono del tutto destituiti nel merito dall'essere accolti, vediamo, avrebbero un esito di carattere diverso. Ripeto, come istituto riusciamo nei limiti del possibile ancora a rispettare i termini di 120 o 140 giorni. Nel merito, ripeto ancora, il 90% dei ricorsi sono infondati o comunque andranno rigettati. Io penso che questa considerazione sola, o questo elemento fattuale, non è una considerazione, dovrebbe far riflettere nel cambiare il silenzio rigetto con un silenzio accoglimento. Questo produrrebbe indubbiamente dei danni nei confronti di quelle che sono le risorse, le entrate da parte dell'istituto. Lo stesso discorso vale per i ricorsi presentati alle sedi regionali dell'istituto, dove circa la metà a volte sono inammissibili, cioè dire sono situazioni dove c'è anche un abuso nell'esperire tale strumento, tale rimedio a fronte dell'azione amministrativa. Ci può essere, su questo punto posso convenire, a fronte, diciamo così, delle difficoltà organizzative di risorse umane di cui l'istituto attualmente dispone per poter risolvere, diciamo così, e decidere nei tempi stabiliti tutti i ricorsi presentati,
potrebbe rimanere in piedi una proposta di semplificazione dell'attuale ricorso, dell'attuale disciplina sui ricorsi stessi, per vedere se si può abbreviare ulteriormente l'iter per la decisione degli stessi. Passo al disegno di legge, alla proposta di legge 1885, che si occupa in maniera particolare della solidarietà e del DURC sugli appalti. Faccio una premessa, diciamo così, di carattere generale, che vale certamente per l'INAIL, ma sicuramente che sullo stesso argomento potranno essere di pari avviso anche i colleghi dell'INPS. Ultimamente stiamo registrando una continua, diciamo così, attenzione sulla regolarità degli appalti, dei singoli appalti, pensando che il DURC, così come si parla di DURC di congruità, eccetera, possa risolvere il tema della regolarità delle risorse impiegate nel singolo appalto, nel singolo cantiere. Il DURC, per l'evoluzione che ha avuto negli ultimi anni, e parlo del cosiddetto DURC online, non si presta a tale funzione. Lo dico in maniera chiara, perché noi quando rilasciamo un DURC, il DURC, diciamo così, guarda l'azienda nel suo complesso. Quindi non siamo in grado tecnicamente di stabilire la regolarità o la congruità dei singoli appalti o dei singoli cantieri. Il DURC è costruito per verificare la regolarità dell'impresa, e quando parlo della regolarità ovviamente faccio riferimento al versamento di premi e contributi relativa all'azienda in un determinato arco temporale, e quindi guarda l'impresa nella sua interezza. Detto questo, che dovrebbe certamente poi essere considerato eventualmente in sede di conversione delle proposte di legge, faccio presente che la proposta, la 1885, mira ad estendere la solidarietà che oggi vale in materia di appalti e subappalti, diciamo così, nel settore privato, mira ad estenderla anche al settore pubblico. Io, anche se non è di diretta competenza dell'istituto, dico che ci vuole un po' di attenzione, perché l'intervento è molto limitato, quello che è contenuto nella proposta 1885, e se deve essere applicata tale tipo di solidarietà con il DURC al settore pubblico e quindi alla stazione appaltante pubblica, andrebbe la disciplina vista in un disegno organico con tutte le norme che oggi regolano gli appalti, anche perché il DURC utilizzato dalle stazioni appaltanti pubbliche, o le possibilità del DURC che ci sono per le stazioni appaltanti pubbliche, sono diverse, specie in termini di solidarietà, per quello che avviene nell'ambito dei rapporti privati. Detto questo, la proposta 1885 introdurrebbe, non si capisce bene, devo dire, dal tessuto normativo, nella proposta stessa, introdurrebbe una causa ostativa al rilascio dei DURC in presenza di appalti e in presenza di comportamenti non corretti da parte dell'appaltatore, prevedendo una solidarietà da parte del committente. Ed ovviamente, come dicevo prima, estendendo questa possibilità anche al settore pubblico. Dico in generale, e questo appunto era una mia richiesta di chiarire meglio che cosa si intende per causa ostativa, perché se intendiamo per causa ostativa il non rilascio del DURC, diciamo così, in termini assoluti, e quindi non consentire la verifica della regolarità contributiva, ma addirittura il non rilascio del DURC, la norma andrebbe attentamente valutata, perché oggi le ipotesi di ostativa rilascio del DURC sono regolate in un apposito decreto ministeriale, in un apposito regolamento ministeriale,
ed sono legate molte volte a delle a ipotesi di reati, a ipotesi di sanzioni in materia di inosservanze di norme in materia di salute e sicurezza o di norme di legislazione sociale, eccetera. Qui sembrerebbe che verrebbe prevista una causa ostativa anche in presenza di una inosservanza, di un non pagamento di premi e contributi, oltre che ovviamente del non rispetto dei contratti, non aver corrisposto le retribuzioni, evidentemente i lavoratori impiegati da parte dell'appaltatore nel singolo cantiere o nell'appalto stesso. Ora, io non vorrei che questa norma, che certamente sembrerebbe più, come possiamo dire, più forte, in grado di ostacolare di più o di frenare dei comportamenti non corretti, in realtà potrebbe avere un effetto contrario. Perché? Perché le cause ostative, prima che possano, diciamo così, produrre i loro effetti con il non rilascio del DURC, presuppongono che i fatti che vengono contestati alle aziende siano accertati definitivamente. Quindi che una sanzione o un inadempimento sia accertato in maniera definitiva. Il che significa che molte volte il blocco, diciamo così, di questo DURC o questa causa ostativa opererebbe con parecchi mesi di ritardo rispetto a quello che può essere un DURC di irregolarità in termini di verifica appunto puntuale di quelli che sono gli adempimenti contributivi o in materia di premi, che invece, diciamo così, possono essere attestati molto prima, ovviamente in caso di non pagamento di premi o di contributi. In particolare la strada che abbiamo preso, e mi avvio a finire, la strada che abbiamo preso negli ultimi anni è stata quella di ottenere la possibilità della verifica con modalità online, quindi in tempi molto rapidi. L'accertamento delle cause ostative invece presuppone una logica completamente diversa, che non è quella dell'online, per cui anche se la causa ostativa appunto avrebbe un carattere sanzionatorio più forte, però prima di venire di essere accertata rischia che nel frattempo noi abbiamo continuato a rilasciare dei DURC online, perché non possiamo bloccare che altre aziende o altri settori o un appaltatore pubblico voglia fare una verifica di irregolarità su una determinata impresa, eccetera. Io ricordo che la verifica di irregolarità oggi può essere attivata da chiunque tramite, diciamo così, l'indicazione di quello codice fiscale del soggetto che si vuole andare a verificare. Quindi va attentamente valutata che cosa si intende nella proposta normativa, se per causa ostativa si vuole addirittura bloccare la verifica della regolarità stessa, ma per bloccarla, ripeto, vanno accertati i casi che poi sono di ostacolo e vanno definitivamente accertati le cause poi ostative al rilascio del DURC. E poi, ripeto quello che ho detto all'inizio, gli enti previdenziali non sono in grado di fare delle verifiche sui singoli appalti, sui singoli cantieri. Noi quando verifichiamo una impresa la verifichiamo nella sua totalità, per tutti gli obblighi e per tutti che ha assolto, diciamo così, in generale nei confronti di tutti i dipendenti, eventualmente a suo carico. Grazie. La prima parte sempre della proposta prevede la dottore, lei è a 20 minuti dei 7. Ma anche per gli autonomi. Faccio presente che per INAIL, molte volte per i lavoratori autonomi, il premio lo pagano direttamente loro. Quindi non so a che tipo di solidarietà ci riferiamo, forse al fatto che l'impresa non abbia, il committente non abbia pagato il giusto corrispettivo al lavoratore autonomo, però da un punto di vista della regolarità contributiva così l'adempimento grava su soggetti diversi. Grazie. Bene, grazie a lei dottor Cariola. Ci sono domande da parte dei colleghi deputati? Allora, onorevole sì. Viscomi, prego. Sì, grazie Presidente, grazie al dottore Cariola per la sua esposizione. Leggeremo con attenzione il documento scritto che vorrà inviarci, però due o tre questioni le vorrei porle.
Anzitutto mi pare di capire dal suo intervento che noi subiamo gli effetti inerziali di una assimilazione ormai storica tra INAIL e INPS, quindi ci si muoviamo, come dire, inerzialmente mettendo insieme queste due cose che invece richiederebbero una netta separazione sia per funzione attuale, in modo soprattutto attuale, sia per organizzazione e così via. Quindi credo che questo sia il primo punto da acquisire, da tenere a mente nella riformulazione del sistema legislativo che abbiamo in mente. INAIL e INPS hanno funzioni differenti e devono essere disciplinati in modo differente, cioè non assimilati. La seconda osservazione, la ringrazio per quell'osservazione sulla questione della prescrizione, 10 anni diciamo nei confronti dell'interessato nei confronti dell'istituto, 5 anni dell'istituto nei confronti dell'interessato. Le chiedo se nella sua relazione scritta può individuare meglio questi punti di contraddizione, chiamiamolo così, o di asimmetria più che di contraddizione nella disciplina normativa sulla quale linea le chiede di mettere a fuoco, di puntare l'attenzione. La terza cosa, condivido in modo forte il fatto che il silenzio ha senso, il silenzio accoglimento non può diventare un surrogato funzionale della carenza di risorse umane, e su questo dobbiamo, credo, essere molto chiari, perché l'incremento dei compiti che vengono affidati all'INAIL, che non è quello di recuperare delle risorse, questo vorrei che fosse chiaro, perché nella mia percezione l'INAIL è uno strumento di affiancamento alle imprese, di ricerca e di studi in materia di sicurezza e di tutela del lavoro. Allora, su questa questione credo che sia il caso di porre l'attenzione. Il silenzio assenso non può diventare un surrogato funzionale della carenza di risorse umane. Se mancano le persone vanno assunte, qualificate, riqualificate, formate e così via. Ma il silenzio assenso, io temo, possa produrre un effetto perverso, che è quello del respingimento della richiesta e quindi di un incremento del contenzioso successivo, che farà felici sicuramente i miei amici avvocati, ma che forse non è la soluzione migliore in questo momento, sulla quale forse andrebbe ripensato un attimo il sistema. Per quanto poi riguarda il DURC, ultimo punto, 3 secondi soltanto, lei sostanzialmente sta dicendo che abbiamo delle asimmetrie anche qui tra gli effetti immediati, l'uso immediato del DURC, le esigenze immediatamente soddisfatte dalla richiesta del DURC, dà invece un consolidamento formale, giuridico formale di alcune situazioni che richiede un maggior tempo. Quindi anche qui mi pare che il problema centrale sia come assicurare una maggiore tempestività, una maggiore simmetria temporale fra le due situazioni, cioè fra le esigenze immediate a cui risponde la richiesta del DURC e invece la formalizzazione di alcune cause o fattori ostativi che invece richiede più tempo, perché spesso rinvia sentenza a carattere definitivo, che significa primo grado, secondo grado, Cassazione e quant'altro. Allora anche da qui le chiederei di approfondire, se è possibile ora o meglio nel testo scritto, quali possono essere le proposte dell'INAIL su queste questioni, sia sul DURC sia sulla questione delle risorse umane e del silenzio rigetto, sia sul fatto che forse dobbiamo iniziare a ragionare in modo differenziato, a specificare e differenziare le funzioni dell'organizzazione dell'INAIL rispetto alle funzioni dell'organizzazione dell'INPS. Grazie. Grazie onorevole Viscomi, ci sono altri colleghi che hanno bisogno di fare domande? Non mi pare, quindi chiedo al Presidente o al Dottor Cariola chi vuole rispondere all'onorevole Viscomi. Io saluto e faccio rispondere sempre il dottor Cariola e saluto e buon lavoro a voi. Grazie Presidente, prego dottor Cariola. Brevemente, io penso che l'onorevole Viscomi ha, diciamo così, accolto bene quelle che era l'oggetto della mia comunicazione, degli elementi che vi ho forniti. Molte volte si mettono assieme situazioni che sono completamente differenti. E il caso specifico, ad esempio, avviene con gli avvisi bonari, noi o con questi avvisi di addebito, che sono materia a noi sconosciuta, perché non l'abbiamo mai introdotta al nostro interno. Noi procediamo con quelle che sono le regole ordinarie e non mi consta appunto che abbiamo come istituto delle difficoltà eventualmente a pagare in tempo debito a chi di dovere si è ottenuto una sentenza favorevole. Quindi le situazioni vanno attentamente discriminate. Peraltro io faccio presente, questo diciamo così, perché molte volte adesso il legislatore è più attento. Il premio contributivo è un costo per l'azienda e il premio contributivo riguarda la salute e la sicurezza dell'azienda nei confronti dell'attività lavorativa. Quando parliamo invece dei contributi previdenziali, lì attengono alla posizione del singolo lavoratore.
Il premio è un costo per l'azienda, i contributi invece riguardano la sfera del singolo, la posizione previdenziale del singolo soggetto, sono due aspetti completamente diversi, tant'è che c'è anche una trattenuta che viene fatta per i contributi previdenziali a carico del trattamento economico del dipendente, cosa che è vietato assolutamente dalla legge per quanto riguarda i contributi, i premi che attengono appunto alla salute e sicurezza, ed è un onere che grava esclusivamente dell'impresa. Proprio se uno si mette a fuoco questo elemento si capisce la diversità della finalità, diciamo così, dei due istituti. Certamente darò degli elementi utili per superare questa forte, come possiamo, asimmetria che oggi c'è fra i contributi, i premi che l'istituto può chiedere indietro fino al limite della prescrizione quinquennale e quella nei confronti delle imprese richiesta delle imprese nei confronti dell'ente previdenziale che possono andare indietro fino a 10 anni. Questo lo dico specialmente nelle ipotesi di indebito oggettivo, cioè dire se un'impresa ha fatto un errore e io non posso andare indietro, oppure se mi sono accorto che ha evaso i premi non posso andare indietro di 10 anni, ma mi devo fermare a 5 anni, mentre invece non vale lo stesso principio nei confronti dell'istituto assicuratore. Ripeto, questo crea dei gravi danni, ma sta creando danni ulteriori, perché molte volte la gente della riscossione, diciamo così, non riesce a rispettare il termine quinquennale ai fini anche di poter evitare, diciamo così, la prescrizione, e questo sta producendo dei danni all'istituto. Molte volte perdiamo in giudizio perché ovviamente ci viene opposta questa prescrizione, che certamente è più breve. Idem per quanto riguarda il DURC. Sul DURC, sui ricorsi, ha perfettamente capito quella che è la nostra logica. La logica è di cercare di rispettare nei limiti del possibile quella che è, i tempi che ci sono stati presentati, però molte volte i ricorsi mirano semplicemente a cercare di dilazionare nel tempo, diciamo così, il dovuto, ed ingolfando anche, perché molte volte i ricorsi sono inammissibili, ingolfando, diciamo così, la capacità dell'istituto di poterli definire in tempo utile, ma sono nella stragrande maggioranza, inoltre il 90%, ricorsi che vengono rigettati nel merito perché non privi di giustificazione, non hanno un titolo valido. Quindi parlare di silenzio accoglimento è il primo atto che, diciamo così, invertire l'ordine e produrre semplicemente danni all'istituto. I DURC hanno, un DURC che è fondato sulle cause ostative, è un DURC che certamente avrebbe degli effetti più sanzionatori, perché molte volte di fronte all'inosservanza di una norma in materia di salute e sicurezza, magari poi c'è un divieto di rilasciare il DURC a secondo del tipo di infrazione commessa, di 6 mesi o di 1 anno, quindi a prescindere poi da quella che è la regolarità dell'impresa stessa. Però questo presuppone, come diceva l'onorevole Viscome, presuppone, come ricordavo io, che la causa ostativa venga definitivamente accertata. E con i tempi che corrono, con i tempi che sono necessari per accertare definitivamente una causa ostativa, nel frattempo quell'azienda ha continuato a lavorare. Il punto è, e ritorniamo su un argomento che noi abbiamo dimenticato secondo me negli ultimi tempi, la verifica migliore sul rispetto delle condizioni, non semplicemente sul rispetto non solo della legge, ma anche di quelli che sono i contratti collettivi, di quelli che sono gli obblighi contributivi, eccetera, degli obblighi sulla salute e la sicurezza nei singoli cantieri, la si fa con delle verifiche puntuali. Le verifiche puntuali sono quelle che si fanno con l'ispezione in luogo. Gli altri strumenti sono strumenti che ci possono aiutare, ma che non sono assolutamente, questo io mi permetto di ricordarlo, che non possono essere sostituite con delle verifiche formali. Le verifiche formali rischiano sempre, diciamo così, di non essere puntuali sul punto. Lì, come in materia di salute e sicurezza, va fatto un intervento e un raccordo forte
fra quello che può essere le forze dell'INL, le forze delle ASL per fare delle verifiche puntuali su tutti i cantieri, così come le verifiche puntuali sulla osservanza delle norme in materia di legislazione sociale, non può essere affidata a delle verifiche fatte con i DURC o con altri strumenti. Sono degli strumenti che, diciamo così, possono aiutarci, ci possono essere, è vero, le asseverazioni, ma sono sempre asseverazioni su dati formali, mai su dati sostanziali. Lì il discorso migliore è quello di implementare le risorse e fare verifiche concrete sul territorio per verificare il rispetto delle norme. Altre strade sono strade che portano a dei risultati certamente, come posso dire, non pienamente soddisfacenti. Se non c'è altro, dichiaro chiusa l'audizione e ringrazio i nostri auditi. Grazie, buona giornata. Buona giornata a tutti. Buona giornata. Grazie. Come? Lo deve attivare però. Come si chiama? Buongiorno. Ok, perfetto. Buongiorno. Buongiorno. La Commissione è oggi convocata per lo svolgimento di un'audizione informale di rappresentanti dell'ANPAL nell'ambito dell'esame della proposta di legge C1818 Murelli e C1885 De Maria recanti disposizioni in materia di lavoro, occupazione e incremento della produttività. Ricordo che l'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza degli auditi e dei deputati secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 31 marzo scorso. Avverto altresì che, essendone stata fatta richiesta, l'audizione informale odierna sarà trasmessa mediante Web TV ai sensi del parere della Giunta per il Regolamento del 26 giugno 2013, a condizione che vi sia il consenso da parte degli interessati. Non essendovi obiezioni, dispongo che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante la Web TV della Camera dei Deputati. Vi ricordo che la relazione potrà avere una durata di circa 7 minuti, in modo da lasciare spazio per eventuali quesiti dei deputati e per la replica. Rammento altresì che le audizioni svolte in videoconferenza si applicano in quanto compatibili. Le medesime regole che valgono per la seduta in presenza, tra le quali richiamo alla vostra attenzione in particolare il divieto assoluto di effettuare e diffondere foto o riprese audiovisive, in qualunque forma e con qualunque mezzo, nonché il divieto di esporre cartelli, striscioni o altre scritte o simboli, ivi inclusi fondali recanti tali segni, ovvero non appropriati alla dignità dei lavori parlamentari. Sempre al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dei lavori in videoconferenza, segnalo inoltre la necessità che i deputati che partecipano da remoto abbiano sempre cura di trovarsi in un luogo adeguatamente isolato da interferenze di terze persone. Faccio altresì presente per i deputati partecipanti da remoto la necessità che essi risultino visibili alla Presidenza, soprattutto nel momento in cui svolgono il loro eventuale intervento, il quale deve ovviamente essere udibile. La Presidenza non potrà infatti dare la parola ai deputati non visibili o i cui interventi non siano chiaramente percepibili. A tal fine occorre dunque assicurarsi di disporre di una connessione internet stabile, evitando per esempio di collegarsi da mezzi di trasporto in movimenti, condizione che di solito rende insufficiente la stabilità e la qualità della connessione. È presente per l'ANPAL in collegamento da remoto Pietro Orazio Ferlito, dirigente della Divisione e Gestione dei Programmi Operativi FSE, al quale cedo immediatamente la parola. Prego, dottor Ferlito. Grazie Presidente, buongiorno onorevoli, sono appunto Pietro Ferlito, dirigente di ANPAL, sono stato invitato appunto a riferire su questi due disegni di legge. Allora, per quanto riguarda la proposta, la prima diciamo proposta di legge Murelli, gli aspetti che direttamente riguardano la competenza dell'agenzia che oggi rappresentano sono relativi essenzialmente all'articolo 5. L'articolo 5 prevede infatti l'introduzione di percorsi di riqualificazione professionale per i beneficiari del reddito di cittadinanza, mediante un percorso formativo che consentirebbe al cittadino di trovare un'occupazione anche in un settore diverso da quello in cui
hanno maturato un'esperienza pregressa o con più alte opportunità di inserimento lavorativo. Quindi questa disposizione normativa integrerebbe quanto già previsto dall'articolo 8 del decreto legge 4 del 2019, che appunto prevede un incentivo al datore di lavoro che assuma solo nel caso in cui il lavoratore trovi un nuovo impiego coerente con il profilo formativo di riferimento. Quindi, secondo questa disposizione, gli enti di formazione accreditati potrebbero stipulare un patto di formazione con il quale garantire questo percorso di riqualificazione e riconversione al beneficiario appunto del reddito di cittadinanza, un percorso finalizzato al reinserimento lavorativo, come dicevo prima, anche in un settore diverso da quelli in cui aveva maturato un'esperienza pregressa. È chiaro che questo intervento quindi comporterebbe una modifica ai contenuti del patto per il lavoro e modifica che inciderebbe anche sulle conseguenze di eventuali violazioni, perché è chiaro che il mancato rispetto del patto di formazione determinerebbe quelle condizioni delle condizionalità che deriverebbero dalla violazione del patto per il lavoro. Quindi essenzialmente verrebbe affiancata un'ulteriore ipotesi di mancanza dei requisiti di condizionalità. Quindi nel merito si ritiene quindi che il provvedimento può effettivamente incrementare le opportunità di ricollocazione perché viene incontro alle specifiche esigenze dei beneficiari del reddito di cittadinanza, rispetto ai quali non sempre è facile individuare un percorso formativo coerente con l'esperienza già maturata. È chiaro che per far ciò sarà necessario anche individuare dei limiti, delle disposizioni per evitare comunque che possano essere disperse le competenze già possedute dai cittadini mediante dei servizi anche di personalizzazione dei percorsi formativi, essenzialmente al fine di ridurre il rischio di una proliferazione di offerte formative che non tengano conto delle effettive esigenze e della centralità dell'individuo, ma anche dei fabbisogni del mercato per il lavoro. Analogamente, dovrebbe essere garantito un efficiente meccanismo di monitoraggio di questa attività formativa che consenta appunto innanzitutto di avere un quadro informativo completo rispetto a quanto avviene su tutto il territorio nazionale, ma anche un servizio e un monitoraggio che consenta di verificare l'erogazione dei contenuti formativi con riferimento alle opportunità lavorative e agli effettivi andamenti occupazionali. Quindi su questo aspetto per ANPAL appunto premesso ciò non vi sono altre osservazioni sull'introduzione di questa disposizione. Sempre per quanto riguarda questa proposta, questo disegno di legge, un altro aspetto che riguarda un po', che può coinvolgere le competenze di ANPAL, sono quelle relative all'articolo 6 che introduce un incentivo per le assunzioni di donne, e su questa disposizione normativa mi sembra che essenzialmente rispecchi i normali criteri incentivanti che anche l'agenzia introduce e mantiene negli ultimi dispositivi. Come sapete, l'agenzia negli ultimi anni ha finanziato importanti incentivi occupazionali anche con risorse dei programmi operativi nazionali finanziati dal Fondo Sociale Europeo. Questi incentivi essenzialmente, a differenza dell'incentivo che viene proposto all'articolo 6, hanno però una portata più ampia in termini di tipologie di rapporto contrattuali che sono incentivati. Ad esempio, nel caso dell'incentivo Io Lavoro, che è l'ultimo incentivo che è stato varato da ANPAL, ma in analogia a incentivi che sono già stati introdotti in passato, sono incentivate anche altre forme di lavoro, ma
con appunto l'apprendistato professionalizzante, che in questo caso risulta dal disegno di legge escluso, ma più che altro sono stati incentivati anche con importanti risultati anche le trasformazioni dei rapporti di lavoro e anche le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo parziale. Dico questo appunto perché l'esperienza di questi anni ci fa ritenere che anche questo tipo di incentivazione sia rilevante. Il meccanismo incentivante è analogo a quello che già è in atto normalmente, che ANPAL insieme a INPS attua normalmente, mediante appunto uno sgravio contributivo. Tuttavia, riporto appunto l'esperienza di ANPAL in questo settore, normalmente l'incentivo ha un importo più alto e giunge fino a circa 8.000 euro, a differenza del caso in questione in cui l'incentivo su base annua è previsto nei limiti di 3.000 euro all'anno. Anche un aspetto di questa proposta incentivante si discosta un po' dalla ordinaria, diciamo, modalità che ANPAL ha seguito ed è quello dell'accumulabilità. E vedo che infatti il comma 3 del disegno di legge dell'articolo 6 esclude la possibilità di cumulare questo sgravio contributivo con altri esoneri o con altre riduzioni. Questo aspetto, dal mio punto di vista, tenendo conto dell'esperienza maturata, oltre a poter incidere nella concreta attuazione della misura, che presupporrebbe in questi casi quindi un particolare controllo da parte di INPS, di solito appunto non è stato introdotto questo limite, anzi l'incentivo che ANPAL ha messo a disposizione della collettività sono disciplinati in termini diversi e prevedono appunto la cumulabilità appunto dello sgravio con altri sgravi. Per quanto concerne la dotazione finanziaria e la copertura finanziaria, mi risulta dall'ultimo articolo del disegno di legge che essa venga assicurata mediante il Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, che per essermi occupato in altri periodi della mia attività lavorativa risulta di pertinenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Pertanto ritengo che in quella sede bisognerebbe appunto accertarsi della copertura finanziaria non soltanto di questo incentivo dell'articolo 6, ma anche degli altri istituti e degli altri strumenti sia di conciliazione che di welfare aziendale che sono illustrati dal disegno di legge, sul quale come ANPAL, in qualità appunto di rappresentante di ANPAL, non ho particolari osservazioni da fare. Bene, grazie dottor Ferlito. Chiedo ai colleghi se hanno domande. Sì, io grazie. Allora, onorevole Murelli, prego. Grazie presidente, buongiorno, ringrazio il dottor Ferlito per il suo intervento. Buongiorno. Mi scuso anche con i colleghi per il ritardo, volevo ringraziare anche l'onorevole Visconi che nella precedente audizione ha posto domande sicuramente interessanti e quindi sono riuscita a sentire le repliche. Invece, per quanto riguarda invece il suo intervento, professor dottor Ferlito, sono assolutamente contenta di quanto lei ha affermato per quanto riguarda la modifica del patto per lavoro per la formazione sul reddito di cittadinanza. Questo è sicuramente l'obiettivo, quello di andare a conciliare la domanda e l'offerta di lavoro andando ad incrementare quelle che sono le possibilità. Le chiedo, in base alle sue osservazioni, lei diceva che è assolutamente necessario porre dei limiti per quanto riguarda la personalizzazione della formazione in modo tale da non andare a perdere la centralità dell'individuo e inserire quelli che sono dei meccanismi di monitoraggio. La mia domanda è: ANPAL potrebbe essere in grado di andare a seguire questo tipo di limiti per la personalizzazione della formazione e addirittura fare il monitoraggio dell'attività a livello nazionale? Invece, per quanto riguarda le sue osservazioni sull'articolo 6, sono sicuramente interessanti, soprattutto per quanto riguarda la cumulabilità.
adesso verificare direttamente la nostra proposta di legge con quanto lei ha affermato, perché è sicuramente importante andare ad avere questa comunabilità dei fondi che mette a disposizione ANPAL con la proposta di legge degli altri incentivi, e dall'altro la copertura del fondo sociale per l'occupazione e la formazione, perché naturalmente non si va da nessuna parte se non ci sono soldi e si propongono incentivi quando invece il fondo non è capiente. Sicuramente è una verifica che dobbiamo fare con il Ministro del Lavoro, e nel momento in cui il Ministro del Lavoro verrà interpellato per questa proposta di legge sarà sicuramente la prima verifica da fare. Grazie. Grazie onorevole Murelli. Onorevole Viscomi, prego. Sì, grazie. Grazie al dottore Ferlito per la sua esposizione. Allora, vorrei sapere se ho capito bene qual è la situazione. Allora, noi parliamo tanto di politiche attive, ma ho la vaga impressione che parliamo poco di politiche di attivazione, o ne parliamo non in modo corretto. Allora, cerco di fare in sintesi il mio ragionamento. Patti di servizio, credo sia l'origine di tutto. Poi abbiamo scoperto i patti per il lavoro, poi i patti per l'inclusione sociale, sempre connessa al reddito, poi i patti, ora i patti per la formazione. Stiviamo tanti patti, ognuno di questi dovrebbe spingere per l'attivazione, non per le politiche attive, cioè per una cosa specifica che è l'attivazione del disoccupato e rientrare nel mercato del lavoro. Questo significa che l'attenzione che prestiamo alle competenze possedute è sicuramente importante per non disperdere quel patrimonio, ma se quel patrimonio non ha portato ad un'occupazione vuol dire che c'è una simmetria tra quello che io so fare e quello che il mercato richiede, per cui le mie competenze dovrebbero essere riqualificate, ridefinite. Lo chiamano oggi reskilling, no? Con questa espressione un po' così inglese. Allora, da questo punto di vista, io credo che il ruolo dell'ANPAL, e su questo chiedo la sua valutazione, dovrebbe essere quasi di antenna, di trade union, di tramite tra le competenze, la valutazione delle competenze che uno ha, che spesso sono all'origine dello stesso stato di disoccupazione perché non adeguate, e il mercato. Quindi non è sufficiente parlare appunto di una struttura che gestisce percorsi di formazione, ma abbiamo necessità di antenne sul mercato che mi facciano capire cosa chiede il mercato e come io posso produrre dei risultati positivi in termini di capitale umano e di risorse umane rispetto ai bisogni del mercato, altrimenti non ne usciamo. In questa situazione che è così, diciamo, astrattamente rappresentata, in modo stringato rappresentato ora, qual è il ruolo dell'ANPAL e che l'ANPAL può giocare, tenendo conto da un lato che il Fondo Sociale Europeo, come ricordava la collega Murelli, è l'elemento importante, il canale di finanziamento, ma il fondo sociale sta nelle regioni, così come le politiche attive poi in realtà stanno in gran parte nelle regioni, così come i mercati sono sempre più mercati locali e non mercati nazionali. Allora, come possiamo riconfigurare tutto questo sistema? Abbiamo bisogno di politiche attive, ma abbiamo anche bisogno di politiche di attivazione concrete sul territorio, fatte da persone che conoscono il disoccupato e che conoscono il mercato. Ecco, forse dovremmo imparare tutto a smettere di parlare di disoccupazione e iniziare a parlare di disoccupati, perché ognuno di loro ha una propria storia professionale e personale sulla quale intervenire. Che fa l'ANPAL? Grazie. Grazie, sì. Onorevole Viscomi. Ci sono altri colleghi che intendono porre domande? Non mi pare, quindi la parola al dottor Ferlito per le risposte. Prego. Grazie, Presidente. Dunque, cercavo di mettere in evidenza questo aspetto, cioè la necessità non solo di ampliare da una parte estendere quindi da una parte le opportunità formative, ma dall'altro lato assicurare proprio un sistema di monitoraggio per verificare e osservare quali sono questi contenuti formativi, che deve tenere conto sicuramente delle esigenze territoriali con riferimento proprio ai territori, ma anche con riferimento alle opportunità lavorative e agli andamenti occupazionali. Quindi sì, ANPAL può curare questo monitoraggio nell'ambito dei compiti istituzionali di ANPAL, accanto, diciamo, alla parte più strettamente operativa. L'agenzia ha una delle proprie strutture che proprio per finalità istituzionali hanno il compito di monitorare, valutare gli interventi di questo tipo anche in chiave appunto di valutazione. Quindi sicuramente
questo ANPAL lo può fare e lo fa appunto per compiti istituzionali. Quindi proprio quello che riteniamo opportuno anche nel confronto appunto con i colleghi è evidenziare proprio l'assenza di una mappatura, di una raccolta sistematica su tutto il territorio nazionale dell'offerta, delle offerte formative, delle opportunità formative, una diciamo mappatura che dovrebbe essere proprio messa a disposizione dei centri per l'impiego che possano appunto così orientare anche mediante l'attività dei CPA per quanto riguarda la formazione degli adulti questo tipo di interventi formativi. Quindi da questo punto di vista quello che ANPAL ritiene necessario avviare è un meccanismo che serva da un lato ad incrementare la comunicazione delle opportunità di formazione e di apprendimento che sono disponibili, ma anche la possibilità di avere poi un ritorno dei risultati di questa attività per poter riorientare il sistema. Quindi sicuramente per tornare alla domanda se ANPAL può curare questo monitoraggio, sì, la risposta è affermativa, questo rientra appunto fra i compiti che ANPAL deve assolvere e che svolge anche in relazione ad altri campi di attività, su cui appunto a fianco ad un'attività essenzialmente esecutiva, ANPAL affianca un'attività di studio e di ricerca e di analisi. Bene, sulla cumulabilità, ecco, volevo precisare dell'incentivo, tornando all'articolo 6, è chiaro, io mi riferivo alla cumulabilità non soltanto con altri incentivi che ANPAL ha messo diciamo a disposizione, ma anche con altri istituti più a regime, come appunto il cosiddetto bonus donne previsto già dalla legge 92, ma anche da altri strumenti a regime che sono incentivanti. E quindi ecco, per questo ritengo che nello schema incentivante proposto con l'articolo 6 una particolare attenzione che potrà essere poi esercitata anche nella fase attuativa con ulteriori disposizioni o decreti attuativi debba essere opportunamente regolamentato questo passaggio, anche per evitare che poi sorgano questioni da parte degli operatori che non mancheranno di segnalare la mancanza di una disciplina specifica sulla cumulabilità. Quindi mi sento di consigliare l'attenzione per questo aspetto, perché poi è chiaro che gli operatori, i tecnici individueranno subito questo aspetto. Noi siamo a disposizione ovviamente per eventuali supporti. Ecco qui, se ci sono altre domande da parte dei colleghi, non mi pare, quindi ringrazio il dottor Ferlito e dichiaro chiusa la sessione. Grazie a voi, grazie Presidente, grazie onorevoli. Arrivederci. Buongiorno.